E abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi questa mattina per parlare di un progetto molto interessante, edizione 2024 di Passio, a Novara Culture Arte attorno al mistero pasquale dal 14 febbraio al 7 aprile, promossa dalla diocesi e dalla Nuova Regaldi. Abbiamo in collegamento con noi il vescovo di Novara, Sua Eccellenza Monsignor Franco Giulio Brambilla. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno e bentrovati a tutti gli spettatori. Allora, qual è il tema che avete scelto per l'edizione di quest'anno, 2024? Sì, è l'ottava edizione che si svolge ogni 2 anni, ha saltato l'anno del Covid e quest'anno il titolo è A sua immagine lo creò, quale spazio per l'umano nell'era dell'intelligenza artificiale. È un tema molto attuale, anche un po' complesso, e tuttavia ha suscitato molto interesse nelle persone. Vogliamo mettere in luce la concezione occidentale, in particolare cristiana, dell'uomo, nella sua spiritualità, nella sua identità, con la sfida dell'intelligenza artificiale, istituire questo rapporto. Ecco, Eccellenza, lei E sì, nel suo messaggio, nel messaggio introduttivo per l'avvio di questo importante appuntamento, ha scritto che l'uso della parola intelligenza con l'aggettivo artificiale fa brillare il paradosso della differenza umana. Può aiutarci un po' a chiarire, ecco, il senso di questa frase? ecco, il senso di questa frase è che la visione biblica dell'uomo come immagine di Dio contiene tre sfumature. L'immagine di Dio significa che l'uomo in una relazione particolare con Dio si esprime nel comando di Genesi, facciamo l'uomo la sua immagine. Dio decide di avere un tu davanti a se stesso. Poi l'immagine è data anche dalla relazione uomo-donna, si dice maschio e femmina li creò, e poi l'immagine è data anche dal rapporto della signoria sul mondo come custode del giardino della creazione da parte dell'uomo. Ecco, queste tre sfumature nella tradizione cristiana sono state custodite mettendo in luce una qualità dell'uomo, la spiritualità, l'identità, no? In sostanza il concetto di persona. Il concetto di persona è come una medaglia a due facce, indica l'identità irripetibile, la persona non è scambiabile con un'altra, è singolare, è unica, e anche però la capacità di relazione all'altro da sé, al mondo, alla realtà, al tu e a Dio. Ecco, questi due aspetti come entrano in rapporto col tema dell'intelligenza artificiale. Abbiamo già fatto un incontro venerdì scorso ed è interessante perché un professore studioso di intelligenza artificiale e in particolare descriveva tutto il funzionamento dei nostri smartphone, ha detto in modo chiaro che l'intelligenza artificiale è una macchina, la parola intelligenza è impropria applicata a questo. Interessante. Bene, bene. Citava appunto questo incontro, tanti saranno gli ospiti, gli incontri, gli eventi che si alterneranno in queste settimane fino al 7 aprile. Vuole segnalarcene qualcuno in particolare? Sì. Sono 5 dibattiti, 2 di venerdì, uno c'è già stato con Monsignor Paglia e questo professore molto interessante, De Martin Juan Carlos, un professore che ha scritto un bel libro contro lo smartphone per una tecnologia più democratica. Io ho letto tutto in 2 giorni perché gentilmente me l'ha fatto pervenire ed è interessante descrivere appunto lo smartphone sta diventando la nostra protesi verso il mondo, ma solo che da una protesi utile sta diventando piano piano una protesi necessaria e forse tra un po' saremo noi la protesi dello smartphone. Ecco, allora è molto importante conoscerne i limiti. Noi faremo 5 conferenze, 5 dibattiti. Il primo è stato Monsignor Paglia, molto interessante anche il suo intervento con questo professore. L'ultimo sarà il Cardinal Zuppi con l'altro grande esperto che è Benanti, no? Professor Benanti Certo. della Gregoriana. Ecco, dentro questi due interventi, dibattiti, ce ne sono tre poi in uno spazio laico, al Broletto, addirittura nella sede dell'antico comune, dove altri interverranno ad illustrare diversi aspetti, anche con dibattiti abbastanza ampi, appunto, di questo rapporto tra l'umano e l'intelligenza artificiale. Io nel mio messaggio a un certo punto scrivevo che quando
L'intelligenza artificiale ci aiuterà a funzionare meglio, ma l'uomo non solo funziona, ma esiste. E la diversità, ha scritto un bel libro in proposito, il famoso autore delle passioni tristi, dell'età delle passioni tristi, Benassa Yagg, la nostra grande scelta oggi è funzionare o esistere. Ecco, questo è il punto, che è in gioco, su cui vogliamo rendere sempre più consapevoli anche le persone. Gli altri eventi sono quattro conferenze e uno spettacolo teatrale per le scuole. Questo è molto importante perché si entra nel mondo della scuola, dove i giovani hanno un altissimo uso, sono i famosi nativi digitali, hanno un altissimo uso degli strumenti e adesso dell'intelligenza artificiale. Credo che qualche compito, tema di italiano sarà bello e pronto, basta, io ho provato a fare un tentativo, ho fatto scrivere la parola emozioni, ho avuto fuori un bel tema. Solo che mancava il tema decisivo, il rapporto tra le emozioni e la scelta di vita e le scelte anche di ogni giorno. Essere emozionato e scegliere si è emozionati per poi agire, per poi scegliere. Ecco, questo rapporto in quel bel testo che aveva fatto questo programma di intelligenza artificiale non era segnalato, invece è il nostro problema. Ci emozioniamo per scegliere, per agire. Non è un E caso che poi Papa avremo. Francesco abbia voluto proprio dedicare all'intelligenza artificiale, alcuni dei suoi ultimi messaggi, dei suoi ultimi messaggi più Certo, importanti, quello certo. sulla pace, anche a noi giornalisti, insomma. Però il tutto, eccellenza, sotto anche quella parola significativa che è l'algoretica, ecco, il fatto che ci debba essere poi l'umano a Sì, dover decidere certo. sull'artificiale. Certo, e poi faremo anche cinque concerti, uno è già stato fatto sabato scorso, e segnalo poi tre meditazioni in parole e musica, perché la caratteristica di questo progetto Pace è che in tempi d'oro si facevano persino 220 in 70 giorni. Adesso è un'edizione un po' ridotta perché veniamo un po' dalle difficoltà del Covid, però è interessante che uno di questi eventi, meditazione, è sul lago d'Orta, attorno all'isola d'Orta, e terminerà da questa comunità di suore, che è un unico in Europa, sono quasi 70 presenti sull'isola. Anche questi eventi di meditazione, uno al monastero di San Lazzaro, al convento di San Lazzaro lì in città, uno sul lago, eccetera, sono eventi che vogliono in qualche modo rappresentare sul tessuto vivo della diocesi, questo tema, che è certamente all'inizio, però ha bisogno di essere affrontato in modo vigile e critico. La ringraziamo di cuore per essere stato con noi, molto interessante quello che ha detto, appunto la ringraziamo anche per essere stato molto sintetico nell'esposizione. Voglio ricordare il sito internet a tutti i nostri amici telespettatori, passionovara.it, eccolo qua, lo vediamo inquadrato dalla nostra regia, Cultura e Arte attorno al Mistero Pasquale, sul quale troverete tutte le attività, appunto le iniziative. È consigliato soprattutto a chi ci segue da Novara e zone limitrofe. Noi, eccellenza, la ringraziamo di cuore, speriamo di tornare a Bene. risentirci magari a conclusione, ecco, degli eventi per sapere com'è andato, magari dopo il 7 aprile. Sarà un Bene. piacere conversare con lei. Grazie, grazie al Vescovo di Novara. Bene, bene, seguiteci e guardateci. Poi vi Certo. manderemo anche i video di questi eventi. Un Benissimo, abbraccio. grazie, Grazie, grazie. grazie mille A Sua a Eccellenza Monsignor Monsignor. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, con il quale chiudiamo la nostra puntata e ci rivediamo domani. Paola, alla Domani, solita ora. prontissimi a Grazie. farvi compagnia. Grazie a Ciao a tutti. tutti.